Bene, buonasera. Non è passato il classico quarto d'ora accademico ancora, ma siccome sono in pensione bastano 5 minuti e quindi possiamo cominciare a questo punto. A questo punto cominciamo questo nuovo episodio, incontro, va, del ciclo Storia in città, come uccidere la pace, con una vicenda diversa rispetto alle precedenti. Negli incontri precedenti abbiamo parlato dei momenti in cui effettivamente finisce male, e cioè in cui alla crisi succede la guerra mondiale. Oggi parliamo di guerra di Corea. Potremmo dire da un certo punto di vista molto egoistico che non è finita male, nel senso che non è scoppiata la guerra mondiale, e queste sono delle ragioni per cui siamo qua, perché se no non lo so se saremmo stati qua. Ma certamente la guerra c'è stata. È una guerra terribile e sanguinosa, eh? Una guerra che fra l'altro, correggimi se sbaglio, non è finita. Assolutamente. C'è stato un armistizio. E poi? E poi la crisi là sotto traccia ogni tanto sparisce per un po' e poi riaffiora, parte qualche missile, chi lo sa come finirà questa guerra, no? Sapete che poi il modello Corea forse verrà proposto, uno dei modelli di cui si parla anche per la soluzione, sperando che arrivi e che arrivi presto, della crisi ucraina, ma chissà, no? E quindi noi stiamo parlando di un passato poi abbastanza remoto, perché siamo alla fine degli anni 50, ma un passato che non è passato. Ecco, per parlare di questo tema abbastanza affascinante abbiamo con noi un grande esperto che è il collega ed amico Georg Meyer. Georg Meyer è docente di storia delle relazioni internazionali, anche storia dell'America, no? Ogni tanto, sia a Trieste che Gorizia, è attualmente direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, a lungo ha portato sulle spalle la responsabilità del Polo, del SID, di Scienze Diplomatiche di Gorizia, ha scritto molte cose, molti argomenti, storia delle relazioni internazionali, storia americana, io ancora ricordo di quando ti occupavi anche di Enrico Mattei, no? Che è un tema che a me piacerebbe risollevare, devo dire, ti preavverto, anche perché sono state delle acquisizioni nuove ultimamente, no? Non escludo che prima o poi ci incontriamo anche per parlare di questo, perché mi sfrizzola. Poi adesso c'è il piano Mattei, insomma, si può parlare di Mattei. Bene, non gli rubo altro tempo e quindi gli cedo direttamente la parola. Vi ringrazio per essere venuti numerosi anche questa sera. Prego. Bene, grazie Raul, grazie naturalmente a Patrick Carlsen che... posso considerarti l'erede di Raul nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, e grazie a tutti voi naturalmente che dedicate del tempo ad un argomento che sono assolutamente il primo a dirlo, non può essere oggi recepito come di prioritaria urgenza e rilevanza. È chiaro che è estremamente più facile attrarre pubblico se andiamo a parlare della crisi russo-ucraina, chiaramente, no? Che non mi sottrago anche se c'è da parlare di quello, però oggi facciamo storia, come si dice, il ciclo Storia in città, e andiamo a parlare di un tema che, come già dicevi giustamente tu, non ha assolutamente avuto la risonanza e naturalmente anche l'enorme totale tragicità delle due guerre mondiali. Però comunque, se il tema è come si uccide la pace, direi che l'hanno uccisa abbastanza bene, con una triste ironia, non è affatto allegra, nel 1950, perché appunto è stata una guerra di assoluto rilievo, sotto profilo proprio dei numeri, dei morti, della gravità, delle implicazioni, e quindi tutt'altro che irrilevante. Se noi qui in Occidente, in Italia di sicuro, non voglio allargarmi troppo, la conosciamo, io credo, mi permetto un giudizio molto poco, essenzialmente perché, a parte che ormai adesso è relativamente indietro, perché cosa sono, 75 anni a spanne, insomma, no? Ecco. Ma anche per il fatto che la geografia, che è sempre un fattore di straordinario rilievo in tutte le vicende umane, guai a non averla, io dico alla base della storia, un geografo magari mi prende a sberle, ma non è il problema, alla base della storia non si capisce nulla senza la geografia, ecco, francamente la Corea è laggiù in fondo, quindi... non la sentiamo, non l'abbiamo mai sentita così vicina. Io vorrei che ciascuno, no, non farò un interrogatorio, ma mi dicesse in sincerità quanto nei suoi percorsi di studio, i più vari, che ha sostenuto qui,
da noi, in Italia, Trieste, adesso non ha importanza, abbia sentito realmente parlare della guerra di Corea. Penso che sia una minoranza assoluta e poi bisogna vedere anche in che modo, in che qualità, in che quantità. Come cito Truman, che è protagonista diretto, uno dei protagonisti, Harry Truman, no, il presidente degli Stati Uniti all'epoca, che nelle sue memorie, e guardate che non c'è nessuna becera forma di compiacimento, di ironia nelle parole, dice con chiarezza che la più tragica, la più drammatica, quella che gli ha tolto il sonno, decisione, dei suoi quasi due mandati interi, quasi, perché evidentemente il primo manca qualche mese, perché sapete, subentra Franklin Roosevelt che muore, ma comunque quasi due mandati se li è fatti, ecco, dei suoi 8 anni alla Casa Bianca, la decisione che lo ha scioccato di più è proprio quella di reagire alla situazione coreana, non le atomiche, lo dice lui, guardate che non è leggerezza. È stato un grande presidente Harry Truman, io cito giudizi abbastanza condivisi, non è uno che si diverte a scherzare con i termini, ma attenzione, con le terribili bombe di Hiroshima e di Nagasaki lui sapeva che chiudeva velocemente un conflitto che avrebbe comportato tempi e morti enormi, ancora ne era sicuro, cosa che avviene nel giro di qualche giorno. Con la reazione in Corea, che decide subito dopo il 25 giugno del 50, lui è convinto in buona fede ma di iniziare la terza guerra mondiale. Era la sua convinzione. Dobbiamo fare così perché è giusto fare così, dopo sapete sul giusto ognuno, chiaro, no? Ma è convinto che sia giusto fare così, ma probabilmente inizierò e sarò ricordato per essere il presidente che ha scatenato la terza guerra mondiale. Per fortuna, come già dicevi tu, le cose andarono diversamente. Origini, tempo è pochissimo, guardate, perché può essere enorme ovviamente la... quasi smisurata la trattazione. Allora, la guerra non scoppia alle 4 del mattino del 25 giugno del 50 così, ovviamente, perché Zeus quella notte era annoiato e di conseguenza decide che gli uomini si facciano del male. No, evidentemente ci sono delle ragioni ben dimostrabili e ben profonde. Io cercherò naturalmente di essere il più sintetico possibile. Prima considerazione: la Corea era una realtà assolutamente unica, coesa, un regno plurimillenario assolutamente unico, quello che mi interessa dire, unico, con nessuna caratteristica intrinseca che ci possa in qualche modo giustificare il fatto che ci diventino poi due stati rigidamente divisi. Non c'era una ragione al mondo, era un regno che andava avanti, ripeto, da lunghissimo tempo, in fase di forte indebolimento, a tal punto che nel 1910 i giapponesi, che sono in una piena fase espansiva, imperialista e anche militarista, direi sicuramente, i giapponesi ci mettono le mani sopra, prima con un trattato di protettorato, poi stringono ulteriormente il controllo, anche perché i coreani reagiscono maluccio, ci sono resistenze, non posso minimamente entrare nei dettagli, ma poi è fuori tema. Quindi, reagendo male i coreani, i giapponesi stringono il controllo sulla penisola coreana. Lo stringono molto peggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché in sé la guerra irrigidisce tutto. Questo mi sembra abbastanza banale. E poi perché a quel punto la ritengono proprio brutalmente una colonia di sfruttamento. Ci sono vari modelli di politiche coloniali, è una colonia di sfruttamento. Cose brutte... Faccio solo un cenno, gli uomini arruolati a forza, ovviamente non certo per fare reparti d'élite delle forze armate giapponesi, vero? Perché non è che abbiano nessuna fiducia, quindi lavoro becero per le forze armate, e si stima almeno 200.000 coreane messe a fare le schiave sessuali, siamo tutti adulti, quindi insomma purtroppo il fenomeno non si è visto solo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, schiave sessuali per l'esercito, per le forze armate del Giappone. Matura odio, questo è evidente, ma non è oggetto particolare di interesse. Veniamo alle origini strette, queste cose però erano indispensabili.
Cairo, novembre 1943, si incontrano Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Chiang Kai-shek, il leader nazionalista cinese. Io metto nazionalista perché lo conosciamo così, ma il leader cinese, nel senso che la Cina in quel momento è controllata, forse, da Chiang Kai-shek. Ecco, i due grandi statisti sono sulla via di Teheran, dove vedranno Stalin, ma siccome Stalin e Chiang Kai-shek si sarebbero sparati a vista, incontrandosi, pare che ci fosse qualche leggera divergenza ideologica, così proprio vaga, ecco, incontrano prima l'uomo della Cina, tra virgolette, e parlano di Corea. Di Corea sinteticamente dicono: bisognerà liberarla dai giapponesi, at due course, a tempo debito, testuale, dovrà diventare di nuovo libera, però sapete, a tempo debito, insomma, vuol dire niente, per essere chiari, e si farà un'amministrazione militare quadripartita. Quadripartita vuol dire USA, URSS, Gran Bretagna e Cina. Cina vuol sempre dire la Cina nazionalista pre-Mao Zedong, chiaramente, no? Quindi amica degli americani. Scusate se sono un po' semplifico le cose, che sono in realtà più complesse, ma più o meno è accettabile l'affermazione. Risultato: finisce la guerra, siamo nell'agosto del 1945, in adempimento a Yalta si erano impegnati i russi e in conseguenza delle due atomiche, che fanno pensare all'Unione Sovietica che se non entrano immediatamente in guerra contro il Giappone, non erano in guerra contro il Giappone, non ne avranno alcun vantaggio, e loro cercano cosa che avverrà al Trattato di San Francisco del 51, e non riusciranno almeno a recuperare tutto ciò che il Giappone aveva strappato loro nella pace di Portsmouth del 1905, quando i giapponesi umiliarono i russi a livello di grandi battaglie navali, adesso sempre per essere generali. Ecco, entrano in guerra anche i russi, e quindi alla metà di agosto del 1945 ci sono sicuramente gli americani, per ovvie ragioni, vero, per Harbor, in guerra contro il Giappone, e anche l'Unione Sovietica. A quel punto, guardate le beffe del destino e della storia, ufficiali nemmeno di rango particolarmente alto si mettono d'accordo per qualcosa che non sarebbe mai dovuto diventare una divisione del paese in due, ma di una pura suddivisione dell'onere di liberare la Corea dai giapponesi. Della serie: dobbiamo buttarli fuori, vivi o morti, scusate la brutalità, ma vero, ecco, siamo nell'agosto del 40. In realtà faranno poca resistenza in Corea, non chiedetemi perché, reparti giapponesi, non sarà così impegnativo. Si mettono i militari e dicono: Corea, la vedo, la penisola davanti, metà dov'è? Devono avere un punto di riferimento sicuro, 38° parallelo, una linea, venite giù da nord voi russi, e gli americani sbarcano a sud e libereranno la Corea in maniera serenamente condivisa. Detto fatto, i russi arrivano molto prima degli americani, che ci mettono di più perché devono arrivare in nave, ovviamente, da fuori. I russi arrivano al 38°, rispettosissimi, non varcano il 38°, baci e abbracci sul 38° parallelo, come visto a Berlino, ovviamente, poco prima, baci e abbracci. Attenzione però, perché il problema qui inizia, non si risolve. Il Giappone non esiste più, Gran Bretagna e Cina si sfilano perché hanno altro a cui pensare, ripeto, mi dispiace non approfondire ogni parola, ma non posso, hanno altro a cui pensare, soprattutto la Gran Bretagna, uno sfascio finanziario da far paura, pur avendo vinto la seconda guerra mondiale. In Cina ormai c'è una situazione di conflittualità piuttosto marcata, quindi rimangono i russi e gli americani. I russi e gli americani costituiscono una commissione mista, la classica commissione interalleata che già conosciamo dall'Europa, perché è tutto parallelo, non è che ci siano grandi scenari diversificati. E cosa dovrà fare la commissione dei due alleati? Dovrà far qualcosa sulla carta semplicissimo, in realtà totalmente irrealizzabile: organizzare elezioni uniche
per dare alla Corea un nuovo governo democratico. E qui, signori, apriti cielo, non avverrà ovviamente mai, perché il concetto stesso di democrazia, io non entro nel merito e non giudico giudizi bene da una parte e male dall'altra, il concetto di democrazia è totalmente equivoco, nel senso che non ci si potrà mai mettere d'accordo su che partiti ammettere alle elezioni e su che partiti non ammettere, perché ovviamente per il nord sono democratici solo i partiti comunisti, di ispirazione almeno comunista, per il sud esattamente, per la parte americana esattamente l'inverso, quindi è impossibile. Si delineano due figure guida al nord e al sud, anche se attenzione sono solo zone di occupazione militare, Al nord Kim Il-sung, uno cresciuto bene culturalmente a Mosca, sa bene il russo, è ritenuto affidabile, è veramente un uomo di Stalin nel senso reale del termine. E al sud si delinea, e sarà rafforzata poi dalle elezioni del 48, la figura di Syngman Rhee, un anziano signore coreano, ma che poi ha vissuto una buona parte della sua vita negli Stati Uniti, è titolato, è uno che ha studiato anche a Princeton, per dire, ad Harvard, quindi persona colta, però il fatto che sia colta non vuol dire che lo possiamo ritenere un galantuomo, scusatemi, noi non diamo qui giudizi morali, però è un personaggio molto controverso, tendente esclusivamente a un potere personale, nepotistico, che non si fa problemi assolutamente di corruzione di alcun tipo. Guardate, la storiografia mi permette di giudicarvelo, uso un termine tecnico, uno dei tanti cattivi compagni di strada degli Stati Uniti. Talora gli Stati Uniti, per perseguire i loro scopi di democrazia sicuramente, ma attenzione, in via prioritaria di un eccezionale anticomunismo, si affiancano personaggi così. Uno è Syngman Rhee, sicuramente, vi cito Diem, il dittatore sudvietnamita che sarà assassinato esattamente 3 settimane prima di Kennedy nel 63. Diem, pensate un attimo al generale Pinochet. Ecco, Pinochet era sicuramente un baluardo contro il comunismo, vero? Nessuno credo qua dentro abbia dei dubbi, però insomma, sul personaggio, la terribile giunta Galtieri in Argentina, le persone più adulte qui sanno di cosa parlo, insomma, no? Facevano cose orribili, i desaparecidos e quant'altro, ma erano sicuramente dei solidi anticomunisti, su questo non ci piove. Anche Syngman Rhee è uno di questi personaggi, non piace a Washington, i giudizi non sono lusinghieri, però si rendono conto che è difficile scaricarlo in momenti sicuramente delicati. Il 47, l'anno 47, combina il guaio finale, si rompe l'alleanza di guerra in maniera formale, l'Europa si divide in due. Cosa lo fa? Lo fa più che la dottrina Truman, il piano Marshall, che è vero che ci ha rimessi in piedi, però ha anche diviso l'Europa in due. Non si può ancora usare blocchi, perché per i blocchi bisogna aspettare il patto di Varsavia nel 55, ma già il piano Marshall nel 47 rompe comunque l'unità del continente, chi è con gli americani e chi è con i russi, o forse, come dice John Geddes, grande storico americano, chi è stato comperato dagli americani, è un po' dura ma rende, e chi invece è costretto a stare con i sovietici, perché non hanno le stesse possibilità che hanno naturalmente le enormi capacità economiche degli Stati Uniti, lì si consuma la rottura in Europa, ma naturalmente anche le ripercussioni vanno laggiù. E quindi si prende atto da parte americana di una situazione di impossibile organizzazione di elezioni generali, maggio 48, elezioni solo a Seul, in tutta la Corea del Sud,
A seguire a settembre elezioni nella Corea del Nord. Nascono due governi diversi, il governo della Repubblica di Corea al sud e il governo della Repubblica Popolare di Corea naturalmente al nord. Guardate che quello che sta avvenendo in Germania nel giro di poco, soltanto l'anno dopo, se uno vuol giocare con la cronologia, le elezioni coreane avvengono nei giorni in cui viene approvata la Grundgesetz della rinata Germania, la Costituzione della rinata Germania, quindi le cose vanno di pari passo. C'è una differenza fondamentale però, che siccome gli Stati Uniti controllano la stragrande maggioranza dei 60 paesi membri dell'Assemblea delle Nazioni Unite, all'epoca 60, adesso sono tre volte tanti circa, viene riconosciuta solo la Corea del Sud. Il riconoscimento non spetta al Consiglio di Sicurezza, spetta all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale, con larghissima maggioranza, riconosce soltanto la Corea del Sud. E quindi esiste uno Stato riconosciuto a livello internazionale e uno Stato di fatto, che è la Corea del Nord, la Repubblica Democratica, quella comunista, della Corea. Siamo nel 48, sembra che la situazione ormai sia sclerotizzata, nel corso del 49 se ne vanno militarmente gli americani e i russi. È una condizione che io vi devo sottolineare perché in presenza dell'uno o dell'altro o di entrambi non ci sarebbe stata un'azione militare, perché chiaramente sarebbe stato un attacco diretto o di Washington contro Mosca o viceversa. Se ne vanno lasciando consiglieri militari, si parla di 3.000 sovietici e 500 americani. Armamento interessante, non entro nel dettaglio, ma probabilmente ha una maggiore capacità offensiva al nord. Gli americani almeno gli lasciano 150 T-34 che sono carri sicuramente già obsoleti, però ce li hanno. Ecco, al sud non vengono lasciate armi di particolare rilevanza, gli americani lo fanno apposta, figurate se avevano problemi di soldi, vero? Ecco, ma gli lasciano un mare di armi leggere con un sacco di munizioni ma non armamento pesante, è una scelta chiaramente, prudenziale sembrerebbe. Un leggero vantaggio del nord. Su questa situazione siamo esattamente alla fine del 49, inizio del 50, io arrivo direttamente al 25 giugno del 50, però con la riflessione del perché il nord attacca la Corea del Sud e cerco, guardate che non, ovviamente non sono scienze esatte, no? Non è fisica, quindi sono delle interpretazioni, ma credo abbastanza condivisibili e tutto sommato ragionevoli. Perché Kim Il-sung decide l'attacco contro il sud della Corea? Beh, le ragioni sono ovviamente ottime, perché non c'è nessun motivo che il paese sia diviso, però sapete, significava imporre un modello, il modello evidentemente dominante al nord, che era il modello sovietico. Poi vi dirò che il sud stava pensando di fare esattamente la stessa cosa, ma attacca al nord, su questo pare che non ci siano dubbi. Perché se la sente Kim di attaccare? Flash, perché sennò, ripeto, non andiamo da nessuna parte. Agosto 1949, molti sostengono, ma non condivido, l'URSS ha sperimentato il primo ordigno atomico. Mi permetto di dirvi totalmente irrilevante. Anzitutto Stalin certo non si sarebbe mai esposto a prendersi una reazione americana per ragioni legate a un paese che non gli interessa affatto e che è la Corea, ma comunque i russi non hanno capacità atomica fino alla metà degli anni 50. Hanno le bombe, perché le bombe ci sono, poi all'inizio degli anni 50 avranno anche la H come gli americani, la bomba a idrogeno molto nucleare, quindi molto più potente, ma non hanno i vettori. Signori, non è che si porta una bomba atomica contro un nemico su un app piaggio. Evidentemente, non essendoci ancora i missili e usando gli aerei per questo scopo, i russi non hanno mezzi idonei. Solo con l'entrata in servizio a metà anni 50 dei bombardieri pesanti, i Bear, i Bison,
come li chiamano gli americani, ovviamente sono Tupolev, Ilyushin, ma insomma come li battezzano gli americani, ecco, avranno reale capacità di ritorsione atomica. La prova è semplicissima: non esiste un discorso di un leader russo fino alla crisi di Suez, siamo alla fine di ottobre del 1956, che prenda in considerazione l'uso di armi atomiche. Siccome sono bravi politicamente, non è che siano degli sprovveduti, non le nominano perché è meglio non nominarle, non sono in grado di usarle. A Suez sì, a Suez dicono: se gli inglesi e i francesi non la smettono, potremmo anche utilizzare armi atomiche. È il segnale al mondo che sono in grado di usare le armi atomiche. E poi ancora, Eisenhower, quando nel 1953 va al potere, mette a punto la dottrina della risposta, approva, figuriamoci se Eisenhower scrive la dottrina, ma approva la dottrina della risposta massiccia, che è molto brutale ma è molto anche pratica. Qualsiasi aggressione comunista contro noi e i nostri alleati comporterà un uso massiccio delle armi atomiche. Perché lo fanno gli americani? Perché sanno di essere ancora in monopolio. Poi a metà anni 60 non sono più in monopolio, dottrina della risposta flessibile. Bisogna graduare l'intervento, chiaramente, perché gli altri sono capaci di fare altrettanto. Quindi io scarterei la Russia potenza atomica. Molto importante invece nasce proprio verso la fine del 49 la Cina comunista, e questo, signori, è di un'importanza vitale, direi, perché significa avere alle spalle, a nord del fiume Yalu, nel nord della Corea, una grande potenza rivoluzionaria, cosa che non è di sicuro la Russia di Stalin. Mi assumo la piena responsabilità del giudizio. L'Unione Sovietica ormai è una potenza intesa ad altri obiettivi che non sono certo la rivoluzione. La Cina è rivoluzionaria, la Cina può sicuramente appoggiare regimi di tipo comunista come quello di Kim Il-sung. Questo è molto importante. Direi di importanza plateale, proprio io lo vedo centrale per lo scoppio della guerra, un errore clamoroso dell'amministrazione Truman. Dean Acheson, il segretario di Stato, a gennaio fa un giro in Estremo Oriente, per noi Estremo Oriente, tiene dei discorsi e trascura costantemente di parlare, anche solo di nominare, la Corea del Sud. Parla della necessità di un perimetro difensivo occidentale, occidentale vuol dire Stati Uniti e i loro alleati, nell'area Asia-Pacifico, che va, cartina non ce n'è, ma credo riusciate a seguirmi, dalle isole Aleutine, che sono una propaggine dell'Alaska sostanzialmente, dalle Aleutine giù fino al Giappone e a scendere fino alle isole Filippine. Questa è la linea di demarcazione degli interessi strategici americani verso l'Asia. Di lì contenimento della minaccia o sovietica o comunque comunista. Mai viene menzionata la Corea. Che idea si possono fare a Pyongyang? Ormai a noi della Corea non interessa. E posso aggiungervi un po' duramente, è probabilmente vero, solo che dicendo la verità Acheson fa un disastro. Agli americani non importa molto in quel momento della Corea, non è interesse vitale degli Stati Uniti, però non puoi dirlo, non puoi farlo capire. È come dire accomodatevi, tra virgolette. Aprile-maggio Kim è sia a Pechino che a Mosca. E certo, non ci sono documenti cinesi, è venuto fuori qualcosa di russo negli anni 90, dopo la fine dell'Unione Sovietica, ottiene sicuramente avallo sia da Mao che da Stalin. Da Stalin pare molto prudente, della serie: se i cinesi sono fortemente convinti, il concetto è, guardate che semmai poi aiutano loro. Difatti l'Unione Sovietica sarà pochissimo coinvolta, lo diciamo subito nel conflitto, pochissimo. L'unico segnale un po' vistoso, io vi voglio dire un dettaglio un
po' preciso, è che verso la fase finale della guerra arrivano i MiG-15, siccome sono macchine all'epoca molto all'avanguardia, ovviamente non è che se li sono costruiti né i cinesi né i nordcoreani. E i piloti americani dicono che sicuramente nei duelli aerei erano guidati da un europeo quei MiG-15, cosa molto probabile, perché ripeto, non ti improvvisi pilota di caccia a reazione, come è abbastanza evidente. Ma non direi molto oltre come aiuti, la Cina sarà tutto un altro discorso. Risultato pratico: avallo delle due potenze comuniste, grossolani errori americani che, tra l'altro, diciamola tutta, vanno anche in contraddizione con la loro linea politica generale, perché io ve la ricordo solo: nell'aprile del 50 viene firmata la mitica risoluzione 68 del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che praticamente prevede di triplicare la spesa militare e di aumentare la solidarietà atlantica appena nata, perché è appena nata la solidarietà atlantica, di riarmare la Repubblica Federale Tedesca al più presto, cosa che sarà fatta in breve, e quindi è una linea molto dura. Perché io vi dico questo? Perché è evidente l'errore di Acheson, e guardate che i repubblicani non gliela perdonano, va alla berlina poi quando scoppia la guerra di Acheson, gli imputano la Monaco asiatica. Monaco vuol dire la conferenza del 30 settembre del 1938, in cui l'Europa sbracca di fronte ad Adolf Hitler. Abbiamo sbracato ed è colpa di Dean Acheson, ovviamente non era tutta colpa sua, ma però ci fu un errore clamoroso. Risultato: 25 giugno 1950 attaccano i nordcoreani. Attenzione, questa è la storia, mi permetto di dire, ufficiale, condivisa dalla maggioranza degli storici. C'è chi non la pensa esattamente così. Se voi vi andate a vedere i lavori importanti di Joyce e Gabriel Kolko, revisionisti sicuramente, dicono: il Sud stava preparando altrettanto, sono arrivati prima gli altri, lo stava preparando soprattutto attraverso l'azione di Syngman Rhee con il comandante, e poi ci arriviamo, americano del Pacifico, che è il generale MacArthur. C'era una certa intimità fra i due, no, non pensiate a cose strane, intimità nel senso politico, evidentemente, e questo probabilmente dava a Syngman Rhee la misura di poter anche fare qualcosa con il supporto americano. Tra l'altro c'è una visita del potentissimo segretario dell'opposizione repubblicana, poi sarà segretario di Stato con Eisenhower, John Foster Dulles, proprio una settimana prima dell'attacco nordcoreano. No, Dulles non c'entra nulla con l'attacco nordcoreano, ma si ritiene che avesse aizzato comunque i sudcoreani a una qualche presa di posizione forte. L'attacco avviene, è una ritirata direi inspiegabile. No, i Kolko la spiegano, l'accordo Rhee-MacArthur di dimostrare che senza un pesante intervento americano la Corea sarà persa. E ci sono testimonianze dei soldati sudcoreani che in camion ordinatamente con le armi vanno giù verso sud della Corea stessa, e quindi non avrebbero posto anche dei veri tentativi. Guardate che sono pagine nebulose. Andiamo alla decisione clou sicuramente di tutta la guerra. Truman decide la resistenza all'attacco comunista. Ha la possibilità di farlo anche con l'egida delle Nazioni Unite, e questo è incredibile, perché di norma alle Nazioni Unite tutto veniva fermato dal veto di una delle cinque potenze che hanno diritto di veto, i membri permanenti. Perché in quell'occasione non ci fu il veto sovietico? Perché la delegazione dell'URSS è ormai da mese assente dai lavori a New York in segno di protesta per il fatto che non è stata sostituita la delegazione cinese all'ONU
cacciando via la Cina nazionalista formosa, che si dice da parte dei sovietici rappresenta ben poco della Cina, Taiwan, e mettendo i veri titolari che dovrebbero essere quelli della Cina di Pechino, Mao Zedong per capirci. Questo non è avvenuto, nota bene, non avverrà per un'altra ventina d'anni, battaglie dure, politiche evidentemente, e quindi in segno di protesta la delegazione russa alla cruciale, ce ne sono altre ma io ho pochissimo tempo, alla cruciale riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU del 27 giugno, l'URSS non è presente e di conseguenza la Corea del Nord viene considerata paese aggressore con tutte le conseguenze ex articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite, è reso possibile la reazione ONU all'attacco nordcoreano. Problema giuridico nel quale non entro, non ne ho nemmeno la competenza. La Carta dell'ONU dice che devono essere concordi le cinque potenze membro permanente. Non si era mai visto il caso dell'assenza. Scoppiano studi giuridici di tutti i tipi. Pensate che ci scrive un libro Hans Kelsen, che insomma per chi si occupa di diritto qualcosa dice, no? Ecco, un colosso del diritto, dopodiché anche molto criticato per alcuni aspetti, ma non è affar mio. Ecco, Kelsen, guarda caso il tedesco, arriva alla conclusione che è legittima. Dopo io non voglio essere malizioso. La risoluzione dell'ONU è legittima, quindi la condanna della Corea del Nord è assolutamente legittima. Scatta naturalmente la macchina della reazione. Guardate che nel giro di pochi giorni le forze del Nord, o perché travolgenti o perché non contrastate, io lascio, non ho certezze, comunque hanno preso quasi tutta la Corea del Sud. Però a quel punto il presidente Truman può dare mandato, e qui scatta in campo un personaggio fortissimo di tutta la guerra, dà il mandato al comandante americano in Giappone, che però normalmente nessuno lo chiama né generale, MacArthur e nemmeno comandante o cose del genere, perché i termini che vedete normalmente usati dalla storiografia parlano di viceré del Pacifico, proconsole del Giappone, i proconsoli di Roma, no? Proconsole del Giappone, l'ho visto definire un semidio, non sono termini miei, E dobbiamo dire due parole su questo personaggio perché è fondamentale nella condotta della guerra. Douglas MacArthur è vincitore del Giappone nel 1945, nel 50 non è ancora mai rientrato negli Stati Uniti, mai fisicamente, ha messo piede a Tokyo, di lì non si muove. Eccellente nella ricostruzione del Giappone, fatta con lucidità e senza eccedere in punizioni. Per esempio mantiene l'imperatore, adesso tutte cose affascinanti ma non posso entrare. È molto amato dai giapponesi, Douglas MacArthur, però attenzione, vediamo la faccia di qui, è una terribile, non ha nulla di genere, è una terribile prima donna, come si suol dire, terribile, malato di protagonismo. È assolutamente convinto che lo scenario asiatico sia per gli Stati Uniti molto più importante dello scenario europeo, ma l'amministrazione Truman non la vede proprio così, dà priorità all'Europa, e diciamola già tutta, pensa intensamente alle presidenziali del novembre 52. Guarda caso, le presidenziali del novembre 52 saranno vinte da un militare, il signor Eisenhower, che ha vinto in Europa. Evidentemente MacArthur pensa, ma forse anche il vincitore invece sul Giappone potrebbe avere delle chance, ovviamente con i repubblicani. Quindi, poi batte anche i cinesi, meglio. E difatti, il problema diventerà da subito il fatto che vuole una vittoria di ampio spettro in tutta l'Asia orientale. Guardate, il tema ovviamente mi sfugge, se no devo stringere necessariamente.
La prima fase della guerra di Corea sarebbe finita già il 15 settembre del 1950. Perché MacArthur, potete immaginare la macchina militare americana, ampiamente assistita dai sudcoreani e simbolicamente da altri paesi dell'ONU, molto simbolicamente, una divisione di tutto il Commonwealth, forse 10.000 uomini per tutto il Commonwealth britannico, non so se fosse pieno organico o meno. L'Italia manda l'ospedale da campo, ma non siamo ancora membri dell'ONU, quindi è giusto che mandi solo l'ospedale da campo. I turchi, perché vogliono mettersi in baldanzosa mostra, mandano un'intera brigata, 4-5.000 uomini, che, perdonatemi l'aneddoto, un po' triste, a fronte di 130.000 prigionieri nordcoreani presi nel corso della guerra, non dirà di non aver mai potuto fare un prigioniero. Erano diventati piuttosto famosi i reparti turchi. Loro nemici da far prigionieri non ne hanno visti, non ne hanno trovati. Vabbè, comunque, queste sono durezze della guerra, evidentemente. MacArthur ha forze sufficienti. Il 15 settembre del 1950 a Incheon, un po' a sud di Seoul, zona infima sotto il profilo territoriale, piena di acquitrini, ma proprio per questo totalmente non presidiata dai nordcoreani, fa sbarcare truppe, sbarco complesso, sbarco che se sbagli la marea fallisce, per capirci. Però gli funziona, taglia la penisola coreana poco a sud del 38° parallelo e prende prigioniere le forze nordcoreane. Sarebbe finita la guerra di Corea. Vi dicevo, un ordine di grandezza è sicuramente superiore ai 100.000 prigionieri nordcoreani. Lì però comincia quella che gli storici definiscono la seconda guerra di Corea, molto più densa di rischi per la pace mondiale. Stati Uniti, sostenuti da Gran Bretagna e Francia, nel corso del mese di settembre valutano l'opzione di risolvere una volta per tutte il problema. Cosa vuol dire una volta per tutte? Unificando la Corea alle condizioni di Seoul, evidentemente. L'esatto contrario. Si parla di un'operazione di polizia. Il 27 di settembre Truman dà autorizzazione a MacArthur, che già l'aveva violate tutte le limitazioni che poteva, perché MacArthur era discolo poco, ma dà formalmente autorizzazione che avvenga un passaggio delle operazioni a nord del 38° parallelo. Cambia completamente lo scenario, perché bisogna dire che se la Cina era stata sostanzialmente silente fino a che operazioni venivano condotte dal 38° in giù, qui comincia una serie di moniti ben chiari. Non assisteremo passivamente alla fine del regime, non dicono ovviamente il regime, ma ci capiamo, di Kim Il-sung. Risultato, le forze ONU vuol dire americane e sudcoreane, verso la fine di ottobre sono in prossimità del fiume Yalu, e il confine, scusate, con la Manciuria, con la Cina, della Corea del Nord, discussioni infinite, MacArthur che dice bisogna distruggere i ponti con la Cina, lo Stato Maggiore Interforze degli Stati Uniti che dice ma è pericoloso, vanno bombe in Cina, allora Truman che trova la mediazione, sì, potete colpire ma solo le teste di ponte dalla parte coreana. Situazioni a dir poco caotiche. Quello che a noi interessa di più è il fatto che il 3 novembre, con un lavorio diplomatico molto rilevante, gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna riusciranno a far approvare dall'Assemblea delle Nazioni Unite una risoluzione, la Uniting for Peace, tuttora vigente direi assolutamente, sulla base della quale se il Consiglio di sicurezza non si pronuncia su violazioni della pace perché uno o più dei membri permanenti pongono il veto, potrà occuparsi di ciò l'Assemblea Generale. Io non sono un giurista, ma vi dico che è un abuso giuridico. È un abuso perché la carta è chiarissima, di sicurezza si occupa solo il Consiglio di sicurezza
e non l'assemblea generale, però passa perché l'assemblea è controllata dagli Stati Uniti. E sulla base di questa, faccio un piccolo salto in avanti, il 1° febbraio del 1951 sarà possibile all'assemblea generale considerare la Cina comunista, la Cina di Pechino, paese aggressore. Molto rilevante, evidentemente. Perché la dichiarano aggressore? Perché nel frattempo, a novembre, i cinesi, anche se dichiarando l'azione di volontari, ma sono entrati pesantemente in Corea. Si parla di 400.000 volontari pesantemente armati, fate voi, evidentemente. Però non è il governo di Pechino che dice noi siamo in guerra contro. Dei volontari aiutano i compagni nordcoreani. Fra compagni c'è solidarietà. Ovviamente l'orda cinese ricaccia le forze di MacArthur dove? A sud del 38° parallelo, molto più a sud. Tant'è vero che a gennaio è necessaria una controffensiva. Riprendono Seul, è la seconda presa di Seul nel corso della guerra. È necessaria una controffensiva da parte delle forze ONU per riportare la linea di contatto circa al 38° parallelo, circa. Ci sono punti in cui sfonda a nord, forse un pochi di più, e alcuni punti in cui è leggermente a sud del famigerato parallelo. Di lì non si muoverà più, chiariamolo già da subito, le operazioni importanti sono finite già a gennaio del 1951. Cosa è che non è finito? Il fatto che MacArthur non solo postula all'interno dell'amministrazione, ma più o meno grida al mondo che lui vuole dare una lezione complessiva e definitiva al problema del comunismo in Estremo Oriente. Ecco. E chiaramente è qualcosa di molto pesante, lo fa nonostante sia diffidato a parlare di politica estera dall'amministrazione statunitense, ma non rispetta mai, dice che testuale che non esiste surrogato della vittoria, in guerra o si vince o non esiste un'altra possibilità alternativa, lui quella guerra la deve vincere. Per risolvere una volta per tutte l'aggressività del comunismo, almeno in Estremo Oriente. Ha idee molto precise, dice bisogna colpire i santuari, termine suo, cinesi, cioè basi militari, eventuali, non so quante, centrali idroelettriche, centri industriali, se necessario con armamento atomico. E addirittura l'idea prioritaria è di isolare, il personaggio era pericoloso indubbiamente, isolare la Cina dalla Corea attraverso testualmente una cintura radioattiva. La cintura radioattiva che sarebbe stata facilmente ottenibile utilizzando le bombe atomiche americane già disponibili chiaramente per creare una zona di radioattività al confine, evidentemente, tale da non essere utilizzabile, praticabile, e via dicendo. Così io risolverò definitivamente il problema. Gli Stati Uniti stanno costruendo atomiche su atomiche, stime serie però. Entrano in guerra di Corea con 30 atomiche disponibili, escono con almeno 300 atomiche disponibili nel 1953, e tra l'altro con capacità di miniaturizzazione delle testate, cosa che non era delle prime bombe atomiche, e rendendole quindi molto più facili da utilizzare, molto più fruibili, è chiaro che le posizioni di MacArthur destano quantomeno sconcerto. Il problema è che in parte prudentemente, ma sostenuto dai repubblicani. I repubblicani sono andati bene alle midterm di novembre del 50, quindi si sentono abbastanza baldanzosi come posizione politica. I repubblicani in parte con prudenza lo sostengono. Paradossalmente fa un po' il falco anche lo stesso Dean Acheson, perché vorrebbe in qualche maniera lavare l'onta di quella che era stata la Monaco asiatica. Mi incolpano di essere stato troppo mollo, adesso
vediamo se riusciamo a fare qualcosa di concreto con questa guerra. Quindi è una situazione molto imbarazzante, pressioni terribili da parte degli alleati europei. A dicembre va in visita Clemens Attlee, il primo ministro laburista britannico, che dà un messaggio a Truman e gli dice: ti prego, rimuovi quel pazzo, in maniera abbastanza esplicita, perché figuriamoci se l'Europa dei primi anni 50 vuol sentire odore di terza guerra mondiale o cose di questo tipo. Quindi pressioni fortissime. Fatale a MacArthur, che continua a disobbedire fra proclami, prende posizioni, dice pubblicamente ancora che l'Asia è molto più importante per gli Stati Uniti dell'Europa. Sono dichiarazioni pesantissime e in contraddizione. Il risultato è che, soprattutto quando emerge una sua lettera in cui esaspera tutti questi concetti al capogruppo dei repubblicani, Martin, gli scrive cose impossibili per un comandante militare che si possa mantenere in servizio, tra virgolette. Non chiede a Martin di tenerla riservata, Martin la rende pubblica e è la fine politica di MacArthur. Il 10 aprile del 1951, con un sospiro generale, attenzione bene, non dell'opinione pubblica statunitense, del mondo, viene rimosso dall'incarico. Torna dopo una settimana, per la prima volta dal 45, torna negli Stati Uniti, fa il giro delle città. Io ho visto i filmati, bellissimi, bianco e nero, ma rende molto bene. Ecco, se io dovessi farmi un paragone sintetico, vi dico: viene accolto come Traiano quando torna a Roma dopo aver sottomesso l'Illiria. Un assoluto eroe, perché nel 51 ancora l'opinione pubblica statunitense era convinta, non lo sarà più all'epoca del Vietnam, non più, che bisognasse dare una batosta ai rossi. Questo era il concetto. E quest'uomo ci garantiva di dargli un'umiliazione definitiva. E come al solito i politichesi lo hanno fermato, lo hanno rimosso. Il giudizio più serio è che indubbiamente andava rimosso. Sotto il profilo militare, guardate, vedo già i limiti, la guerra di Corea è finita qui. Non lo direi ai 140.000 morti che ancora si stimano da quel momento fino alla fine delle operazioni, ma purtroppo sono morti inutili legati allo stilicidio di una guerra di trincea intorno al 38esimo parallelo. Perché continua la guerra di trincea? Guardate che già dall'estate del 51 tutti vuol dire Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, dicono bisogna mettersi a un tavolo e trovare una soluzione negoziale. Ma perché non arriva la soluzione negoziale? Non arriva. Sempre in una visione revisionista, perché il presidente sudcoreano continua, Syngman Rhee, a cercare di fomentare il più possibile l'aggressività degli Stati Uniti. Syngman Rhee non ne vuole sapere che finisca quella guerra senza un'unificazione della Corea alle condizioni di Seoul, naturalmente. Lo stesso Dean Acheson, già ve lo dicevo, non è particolarmente remissivo. Non c'è un problema della leadership militare americana, perché il generale Ridgway, che è subentrato a MacArthur, è uomo di provata fiducia e affidabilità nei confronti sia del capo di Stato Maggiore Interforze, il generale Bradley, che ovviamente del comandante supremo, che è il presidente Truman, per ovvie ragioni costituzionali. E i negoziati si arenano su due punti, io vi sintetizzo al massimo. Il primo è il problema che la linea di contatto non è il 38esimo, la Cina strilla, deve essere il 38esimo. Si trova comunque una soluzione e alla fine i cinesi, a fine 51, sono già disponibili ad ammettere che la linea
di confine nuova, non confine, scorretto, la linea di demarcazione, perché non è finale, sia quella che è sul campo al momento. Ed è l'attuale, guardate che si dice il 38° parallelo, ma nella realtà è un 38° un po' così, sali e scendi l'attuale linea di contatto, giusto dire di contatto perché è militare, fra le due Coree. Molto più specioso il problema dei prigionieri di guerra. Anche qua io provo a sintetizzarvi al massimo. Il gruppo comunista dice devono essere totalmente e completamente, senza discussioni, restituiti in blocco. Gli americani dicono no, per una ragione che è onesta intellettualmente, un'altra che lo è di meno, perché non fanno trapelare il fatto che molti dei prigionieri al sud sono in realtà anche sudcoreani che si sono rifugiati nei campi di prigionia, accolti perché non avevano da mangiare, ma decine di migliaia. Sudcoreani costretti ad arruolarsi con le forze del nord durante la prima invasione e poi presi prigionieri, questi è normale che non vogliano andare al nord, ma la ragione ufficiale degli americani è che se li restituiremo saranno oggetto di terribili punizioni, perché in una logica rigidamente da stato comunista di quelli ferrei, se ti sei fatto prendere prigioniero, uno, sei un vigliacco, perché dovevi ben farti ammazzare, insomma, e in subordine comunque ti hanno traviato la mente, devi essere rieducato, auguri. Ecco, quindi gli americani buttano avanti questa ragione e i negoziati, guardate, vanno inesorabilmente avanti fino alla fine del 52. Alla fine del 52 viene annunciata la costituzione di una commissione neutrale con anche paesi dell'est europeo, comunisti per capirci, ma non convince comunque i russi e i cinesi, ma la fanno lo stesso, siccome la commissione opera in Corea del Sud, la fanno lo stesso evidentemente, e quindi si addiviene a accordi sui prigionieri, sebbene ve lo dica, Syngman Rhee fa dispetti fino alla fine, perché in giugno del 53 fa scappare 25.000 prigionieri dai campi sudcoreani per creare disordine, per mettere in discussione l'accordo sui prigionieri. Lui non vuole la fine della guerra di Corea senza averla vinta. Come mai finisce comunque? Vi dicevo, già tutti si erano convinti che non portasse da nessuna parte, ma io devo concludere dicendovi, nel gennaio del 53 è cambiata l'amministrazione degli Stati Uniti. Ha vinto il generale Eisenhower coi repubblicani, siamo in presenza di un'amministrazione che almeno a grandi linee è più dura rispetto a quella Truman, rispetto al mondo comunista. Già il giorno dell'insediamento nomina John Foster Dulles segretario di Stato, e guardate che si prenderà il nome di mastino della guerra fredda, credo voglia dire qualche cosa, non è che lo chiamo io, il mastino della guerra fredda, John Foster Dulles. Il fratello Allen viene messo alla Central Intelligence Agency, famiglia di potere, i Dulles ovviamente, gli Stati Uniti. Però era quello più accomodante in fondo, quello della CIA, rispetto al segretario di Stato. Comunque è una linea tendenzialmente dura, con atto sicuramente piuttosto teatrale. A febbraio Eisenhower rimuove la settima flotta del Pacifico dal canale di Formosa, perché dice Chiang Kai-shek deve essere libero di potersi riconquistare la Cina continentale. Fate voi, io ho trovato sempre abbastanza grottesca la cosa, ma l'atto simbolico è: io tiro via la settima flotta, che ovviamente rendeva impermeabile il passaggio fra Formosa e il continente cinese, cioè asiatico, ma la Cina comunista. E quello che colpisce è che, prima di quello che colpisce, a marzo muore Stalin. Ora, non facciamo collegamenti arbitrari, però è intuibile che l'URSS del marzo del 53 abbia altro nella testa che non la guerra di Corea.
vi dico solo, è intuibile. C'è una successione faticosa, Beria, non Beria, poi fanno fuori anche Beria, ma Khrushchev, Malenkov, è un momento delicato evidentemente in URSS. E poi vi dicevo, le trattative finali vengono essenzialmente condotte attraverso la mediazione indiana. Nehru, primo ministro a Nuova Delhi, fa da tramite fra Pechino e Washington, perché naturalmente fino a quando sulla base dell'azione di Kissinger all'inizio degli anni 70 non verranno stabilite regolari relazioni diplomatiche, non ci sono rapporti diplomatici, quindi non si può negoziare chiaramente. E da tramite fa Nehru, la diplomazia indiana, se mi correggo meglio, la diplomazia indiana. Ed è abbastanza paradossale che John Foster Dulles, il duro segretario di Stato, faccia pervenire a Pechino, guardate, è molto interessante, indicativo anche di culture, di modi di valutare le cose, la vecchia idea di MacArthur. Guardate che o chiudiamo in fretta, tanto nessuno ormai vince più, o potremmo valutare seriamente l'ipotesi di usare armi atomiche sulla Cina. Vi ripeto, guardate che nel 1953 gli Stati Uniti sono ancora in condizioni di monopolio, non hanno da temere ritorsioni, e mai l'Unione Sovietica si sarebbe presa un rischio di quel tipo per difendere l'idea comunista, figuriamoci un po'. Ecco, non esiste, tra virgolette. E glielo fa dire ai cinesi, e la risposta cinese è abbastanza raggelante, difatti non ha nessun valore: facciano pure, alcuni milioni di morti non cambieranno di certo il destino di sviluppo della Repubblica Popolare Cinese. Chiuso l'argomento. Secco, durissimo, bestiale, possiamo anche metterci tranquillamente, molto realista, alcuni milioni di morti, tanto non distruggi tutta la Cina, puoi colpire alcune città, alcuni milioni di morti non cambieranno il destino glorioso della Repubblica Popolare Cinese. Quindi non è sulla base di quello, ma ormai non ne possono più tutti quanti, e quindi il negoziato condotto solo da militari, intendiamoci bene, non c'è rappresentanza sudcoreana, perché naturalmente Syngman Rhee non ne vuole sapere di firmare un armistizio, e il 27 luglio del 1953 viene firmato l'armistizio che credo forse, non voglio sbagliarmi, è il più lungo della storia come durata di armistizio. Perché noi siamo esattamente fermi, come lo dicevi tu introducendomi, e io concludo ovviamente qui, sull'armistizio di Panmunjom, della serie che c'è il cessato il fuoco, sono state definite anche delle clausole di controllo, quella linea di demarcazione militare di cessate il fuoco non avrà più alcuno sviluppo futuro, diventa la zona di contatto più pericolosa e armata al mondo, senza ombra di dubbio, con rischi continui di ogni tipo. Poi una volta ogni 3 anni fanno un giochino e fanno un passettino di qua e di là, no, della sbarretta, per far vedere che si attraversa il 38° parallelo, però è purtroppo la situazione, e se mi permettete forse oggi è persino più complessa, e finisco veramente, perché se un Kim Il-sung agiva sostanzialmente su base strettamente ideologica e legata a Mosca, sentendo quindi anche ragioni sicuramente da parte di Mosca e di Pechino, però in quel momento ovviamente era Mosca la capitale del comunismo per evidenti ragioni, adesso mi pare che insomma la Corea del Nord sì, formalmente è assolutamente sempre una repubblica popolare, cioè comunista eccetera, però oserei dire che l'elemento ideologico comunista non sia proprio ciò che connota prioritariamente la
situazione al nord della Corea. Ecco, vedo problemi più gravi dell'elemento ideologico. Ecco, è il paese probabilmente più chiuso del mondo con il quale è difficile avere a che fare. Scusate, io so di aver fatto una corsa terrificante. Ecco, se non sono stato chiaro mi dispiace, ma ho toccato i punti quantomeno che io ritengo essenziali. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Raul. Benissimo, ringraziamo di cuore il professor May per questa brillante ed appassionante lezione, non ne dubitavo, devo dire, è fatta a braccio, non so se avete notato evidentemente. Quanti spunti di riflessione, tanti, e quindi la parola a voi, a chi vuole cominciare. C'è un microfono che gira per caso, l'altra volta c'era. C'è. Bene, prego, cominciamo. Sei per prendere appunti, se non ti... Buonasera. Io volevo fare due domande. La prima è sul grande assente un po' della guerra di Corea, che sarebbe, che se, a mio parere è Stalin. Volevo capire perché secondo lei è stato il grande assente. Io ho letto, era nel periodo di declino, era troppo affaccendato con l'Europa, oppure voleva dire a Mao fa tu, anche per diciamo così togliersi di vedere come gestire un rivale nell'ideologia. La seconda domanda è se secondo lei la Corea del Nord moderna può considerarsi ancora uno stato satellite della Cina, o se è, diciamo, un cavallo pazzo dell'Asia. Ecco. Chiaro e direi interessante. Alla prima risponderei no, l'Unione Sovietica non è in declino, anzi è in piena spinta, direi, ancora in quella fase, in altri momenti sarei decisamente più prudente. O direi semplicemente di no, però Stalin, dobbiamo tenere presente che l'uomo è un formidabile realista, nel senso che proprio un senso della realpolitik enorme. Cosa vuol dire? Quando i tedeschi fanno ricognizione aerea prima dell'operazione Barbarossa, fa punire reparti russi che aprono il fuoco sugli aerei militari tedeschi non autorizzati, perché dice ma no, figuriamoci se ci attaccano, ma non perché sia ingenuo, è l'uomo meno ingenuo del pianeta, ma perché dice razionalmente Hitler non romperà con noi perché gli conviene. Se non faceva Hitler l'operazione Barbarossa avevamo ancora le svastiche qua probabilmente, scherzo, ma ci siamo capiti. Quindi funziona benissimo il nostro accordo sciaguratissimo, no? Ribbentrop-Molotov. È un uomo di un realismo mostruoso. Cosa gli porta la Corea? Io le indico solo, perché non l'ho sicuramente letta e non sapendo il russo, ma ho visto riportare su stampa seria, insomma, su libri, su pubblicazioni, che quando attacca Kim il 25 di giugno del 50 dovreste vedere i commenti sulla stampa sovietica. Non c'è una stampa di opposizione, quindi è inutile dire la stampa di regime. Ecco, blandi e dire poco, piuttosto perplessi e tendenti, incredibile, a lasciar giudicare il compagno proletario che legge il giornale improprio se sia un'operazione intelligente o sbagliata. E non gli porta nulla la Corea, gli può portare solo guai terrificanti. Non parliamo ante litteram di un scaricare problemi sulla Cina, perché i rapporti non sono ancora, negli anni 60 sì, negli anni 60 si sparano in Siberia fra russi e cinesi normalmente, ma non all'inizio del 50. Non è quindi un rancore nei confronti di Pechino, però il concetto è che vadano avanti loro. Noi qualcosa facciamo, ma vi ripeto, guardate che poi quando entrano i cinesi ovviamente hanno anche armamento russo, questo è abbastanza evidente, ma perché gliel'avevano già dato per la guerra di liberazione della Cina, no? Come la vedono ovviamente loro. Quindi non gli va bene, non vuol certo farci trascinare in una guerra che non gli porta nulla. A livello strategico zero, perché basta guardare la carta, cosa fanno i russi della Corea, non lo so. Ecco,
risorse particolari, ma non avrebbero comunque portato nulla a Mosca. Andiamo a rischiare un conflitto nel quale tecnicamente gli americani ci riempiono di atomiche, per cosa? Per le spiritose iniziative di Kim Il-sung? Assolutamente no. La seconda me la ricorda brevemente? Sì, qui guardi, solo sensazioni, perché ci vorrebbero fonti che io ovviamente non ho. Credo che ci sia un buon livello di dipendenza, però senza ritenerlo completo. Mi spiego meglio: ritengo che l'attuale, usiamo dittatore, perché insomma, vero, se non lo usiamo lì, della Corea del Nord sia capace anche di colpi di testa, di azioni fuori da un razionale controllo. E questo a Pechino non va bene, perché guardate che Pechino può essere tranquillamente ritenuta da noi un pericoloso rivale economico, un antagonista di scenario globale, quello che si vuole, ma sono molto prudenti. Guardate che Pechino repelle l'idea di una guerra generale, questo io credo di poterlo affermare con certezza. Sanno che non guadagnano nulla, è solo una distruzione generale, hanno una loro radicata saggezza, non sono mai muscolari, a parte con Taiwan, ma non sono mai muscolari con le armi, non è quello il loro modus operandi. Si comprano pezzi di tutto il mondo, fanno continuamente quello, ma non credo che il controllo sia completo, non credo che a Pechino gioiscano di vedere questo che tira missili, sia pure ad alta quota, fuori dall'orbita, ma sopra il Giappone, perché è vero, vabbè, si è andato a finire poi nel Pacifico, ma sono comunque delle provocazioni che non credo quindi di poter parlare. Però ribadisco, un conto è parlarvi delle scelte americane, che uno basta che si vada a vedere le Foreign Relations of the United States e si trova tutte le minute delle sedute e quant'altro, ecco, e queste invece sono sensazioni. Salve. Volevo fare solo una domanda relativamente al riconoscimento della Corea del sì. Nord. Lei all'inizio ha detto non fu riconosciuto. Non è riconosciuto. Non è, no, però esistono, cioè ci sono state poi nel corso dei decenni relazioni bilaterali. Ci sono dei riconoscimenti parziali da parte di alcuni paesi, ma non è un paese universalmente riconosciuto. Ecco, perché, ma guardate che non è una cosa eccezionale, io vi faccio solo l'esempio, pensate a Cipro, l'unica Cipro esistente, tra l'altro membro forse un po' prematuro, sottovoce, col microfono sottovoce, dell'Unione Europea, perché in genere si dovrebbe entrare nell'Unione quando non si hanno più problemi, ecco, in genere. La parte nord, certo che esiste, chi nega che esiste, ma la riconosce Ankara. La riconosce Ankara, evidentemente, per cui ma questo è normale in sede ONU, che ci sia un gioco politico di quel tipo, perché ripeto, essendo a ambito dell'assemblea, in assemblea non esiste alcun diritto di veto, vale la maggioranza dei paesi aventi diritto e votanti, e quindi di stranezze sui riconoscimenti eccetera se ne vedono, ce ne sono state insomma storicamente. Sì, buonasera, innanzitutto la ringrazio insomma della sua lezione sulla guerra di Corea, premettendo che una guerra si sa sempre come comincia ma non si sa mai come finisce. Lei crede che se Chiang Kai-shek avrebbe vinto la guerra civile contro Mao Zedong, Kim Il-sung avrebbe comunque avuto diciamo, il permesso da parte di Stalin di attaccare il Sud Corea, e se sì fossimo stati veramente a una terza guerra mondiale, perché ci sarebbe comunque stato un scontro con, allora, Chiang Kai-shek? Ipotesi realistiche, ma ovviamente sono ipotesi. Io posso solo dire, il tempo ovviamente è stato quello che avevo, ho cercato di utilizzarlo, che la questione di Taiwan è sempre presente nella guerra di Corea, è sempre valutata. Faccio un esempio concreto. Allora,
che Chang potesse vincere contro la massa dei comunisti cinesi sia durante la guerra che finisce poi nel 49 che poi per ritornare sul continente è un'ipotesi francamente non credo seriamente valutabile, però il nostro eroico generale più volte citato MacArthur premeva una delle tantissime ragioni che poi le hanno portato alla rimozione, premeva perché fosse utilizzata una forza di Taiwan che Chiang Kai-shek dichiarava di poter essere anche, relata refero, di 500.000 uomini che avrebbero sicuramente reso possibile lo sgombero della Corea del Nord da forze cinesi e comuniste nordcoreane e dopodiché anche di prendere per mano la questione di Taiwan, perché ripeto, MacArthur con idee che se uno è uno sfegatato anticomunista come era sicuramente, innamorato del potere degli Stati Uniti, poteva anche ritenere eroiche come idee, pensava che quello che si era creato in Corea fosse il giusto spunto per sistemare tutta l'area e quindi sicuramente vincendo la guerra di Corea si sarebbe tentato di mettere mano anche a Taiwan. Taiwan vuol dire aiutare Taiwan ad andare sul continente. Solo che chiaramente a Washington, sia pure guardate con molta difficoltà, arrivano a mettere a fuoco che è troppo pericoloso. Guardate che Truman è un viscerale anticomunista, non è che gli dispiacesse l'idea, ma si rende conto che non si può andare oltre quello che il compitino è ributtare i comunisti al nord del 38° parallelo. Problema irrisolto. Raymond Aron scriveva, se mi ricordo bene, della guerra di Corea, un grave errore militare politicamente inevitabile. Raymond Aron non è che sia uno di strategia, è più un sociologo, è più un intellettuale, ecco. Però insomma uomo sicuramente di pensiero importante. E quella guerra, guardate, comunque gli Stati Uniti l'hanno pagata con circa 35.000 morti, che non è una delle più indolore per loro, ma non potevano tirarsi indietro in quel momento perché, ripeto, in gioco c'era la credibilità degli Stati Uniti. Poi MacArthur la esaspera, nel senso dobbiamo risolverla una volta per tutte. Però gli Stati Uniti, che si proclamavano e si proclamano i paladini della giustizia, della democrazia, della civile convivenza, e guardate che vanno a pescare nei valori originari dei padri che vanno a fondare New York, Nuova Amsterdam all'epoca, nel 600, no? La Nuova Gerusalemme, il Tempio della Giustizia, noi dobbiamo ricreare una purezza di comportamento. E poi il destino manifesto, noi siamo manifestamente destinati a essere guida dell'umanità, quindi chiaramente a correggere gli errori dell'umanità birichina. Ci sono tutti in Corea, in Vietnam, nell'Iraq nel 2003, poi sono combinati solo guai, ma però l'idea era anche quella, no? Portiamo la giustizia alla democrazia. Sull'Afghanistan preferisco stare zitto. Grazie. Ma qualcosina in sede conclusiva, poi ci sono gli altri interventi, lo diremo anche a proposito dell'Ucraina, perché ci sono dei fili di continuità che dovremmo tirare, no? Non potevano tirarsi indietro. La guerra preventiva, gli errori di valutazione, e ci sono sbagliato. I coreani hanno fatto un errore di valutazione, anche loro probabilmente, non immaginavano che intervenissero gli Stati Uniti. Lasciamo per aria, vediamo ancora qualche intervento. Io volevo fare una domanda sul presente appunto delle due Coree, perché io so che mi sembra che con gli anni 90 si aprirono dei dialoghi tra la Corea del Nord e la Corea del Sud,
e anche un tavolo per arrivare a una riunificazione, cosa che è desiderata profondamente dal popolo coreano, che vive come un trauma questa separazione. E anche il regime nordcoreano si era dimostrato aperto a dei tavoli di trattativa, ma la condizione principale, da quel che ho capito io, del regime di Pyongyang, che è disponibile a una riunificazione, tant'è che anche alle ultime Olimpiadi, una delle ultime mi sembrano partecipato come unica nazione, è il fatto della presenza americana in Sud Corea, quindi il regime di Pyongyang non può tollerare, non può accettare per una riunificazione il fatto che gli Stati Uniti rimangano militarmente presenti nella penisola. Quindi mi chiedevo, il processo di riunificazione, per il quale da quel che so essere stato desiderato, anche i primi passi si sono mossi sia a nord sia a sud, sia stato minato o continui a non essere desiderato dall'Occidente, in particolar modo dagli Stati Uniti, in quanto interessati a rimanere fisicamente presenti in quel luogo strategico e nel quale la Corea del Nord è in pratica un cuscinetto tra la Cina e un'area di controllo occidentale, quindi la Sud Corea e allora, il Giappone. Interessantissime considerazioni, premessa doverosa. Io, se questo è il limite dello storico, tendo a occuparmi di periodi nei quali ci sono i documenti, come si suol dire, il che naturalmente non mi vieta di fare considerazioni, ci mancherebbe altro, no? Sarebbe paranoia allora sul presente, però io metto sempre in guardia considerazioni mie, opinioni che posso avere senza particolare fondamento, ecco, devo essere molto guardingo su questo. Allora, mi pare che all'inizio sono venuti fuori gli anni 90, giusto? Ecco, ma negli anni 90 ci fu un momento di straordinario dialogo generale, perché? Perché, signori, era venuta meno la contrapposizione bipolare. 91 finisce il patto di Varsavia e finisce l'Unione Sovietica. È abbastanza normale che un regime, i cinesi no, hanno seguito sempre una via loro. Teniamo presente che Tiananmen è in corrispondenza del crollo del muro di Berlino, ecco, quindi i cinesi lasciamoli stare, però naturalmente la grande domanda è oggi anche quanto veramente sia comunista la Cina. Non la so risolvere, non la so risolvere, ma è legittima, credo, no? Sì. Ultimo congresso del Partito Comunista Cinese, 6.000 delegati, quanti sono, eccetera, così, ovviamente falci, martelli, stelle, no? Però insomma, su quanto sia comunismo, ognuno può avere una propria opinione, ci mancherebbe altro. Dicevo, a parte la Cina, negli anni 90 si aprono moltissimi spiragli di dialogo, perché? Perché sono venuti meno, evidentemente, i veti, i blocchi legati all'Unione Sovietica. Ed ecco che la Jugoslavia è libera di sfaldarsi, poi si fanno del male, ma per ragioni non ideologiche, di questo sottoscrivo, ho studiato quel fenomeno, non ideologiche, sottolineo, etniche, nazionali, ma non ideologiche. Del comunismo in Jugoslavia all'inizio degli anni 90, passatemi il termine, non fregava niente a nessuno. Quindi è un'altra questione. Ed ecco che trovate il processo di pace, non è arrivato, ma di Oslo, come viene definito, per quanto riguarda la situazione in Palestina, tentativi di arrivare a costituire la famosa entità araba all'interno di Israele, come la originaria risoluzione dell'ONU, no? All'epoca dell'indipendenza dalla Gran Bretagna prevedeva. È un momento di grande dialogo nel quale effettivamente, me lo ricordo perché purtroppo sono vecchio, che ci furono ipotesi di distensione, ipotesi di dialogo fra le due Coree, però poi la situazione è andata rapidamente irrigidendosi di nuovo. Guardate che oggigiorno stiamo assistendo, parlo di Ucraina, a una riedizione della guerra fredda, non più su base ideologica, e vi dico tristemente che era più nobile su base ideologica, almeno era un po' più nobile. Adesso è proprio un mero scontro di potere, e sento parlare di nuovo ordine mondiale,
E mi si rizzano anche a te, Raul, ecco, perché il nuovo ordine mondiale è evocato nel trattato tripartito del 27 settembre 1940, in cui Giappone, Italia e Germania, in ordine sparso, si spartiscono il mondo molto sommariamente. Ecco, quello è il significato oggi di nuovo ordine mondiale. Adesso loro non parlano di questo, ma di uno che va bene a loro. Quando io sento parlare di nuovi ordini mi agito sempre. Ecco. Ha tirato fuori di nuovo anche i concetti di asse ultimamente. Ho sentito nominare il famoso asse, no? Prima Roma, Berlino e poi anche Tokyo, allungando un pochettino la strada, come si suole dire. E quel discorso, quel momento di spiraglio, io non l'ho mai visto stringere verso dei negoziati reali. E poi arrivo a un... Io non voglio togliere speranza, è sempre una cosa abbastanza odiosa da fare, ma io vedo francamente impossibile allo stato attuale una riunificazione delle due Coree, perché è chiaro che è possibilissimo che al nord dicano basta che se ne vadano gli americani. Sì, certo, ma basta che se ne vadano gli americani vuol dire che unifichiamo la Corea alle condizioni di Pyongyang. I coreani del sud scappano, perché ormai si è creato un paese che, guardate, ben mi guardo da definirmi modello, quello vuol dire modello, ma un paese molto efficiente in termini di un'economia che credo di poter definire sfrenatamente capitalista, direi all'avanguardia in questo senso, più degli americani se possibile, adesso capiamoci. E quindi evidentemente il dialogo fra le due realtà del paese ritengo sia inesistente, non proponibile al momento, purtroppo. E poi attenzione, anche le persone, ormai siamo a 70 anni abbondanti, bisogna vedere, io non lo so, quindi non chiedetemi, non lo so, come sia un coreano, quello del sud posso intuirlo bene, ma come sia un coreano del nord al momento, cosa pensi, ovviamente è terrorizzato anche solo a pensarlo, cosa pensa, questa è una cosa molto brutta, ma cosa pensi veramente un coreano del nord? Non do nulla per scontato, non lo so, non credo che metterli insieme sia cosa. Guardate i problemi che ha avuto la ricchissima Repubblica Federale Tedesca nel 90, a partire dal 90, per rimettersi insieme 20 milioni scarsi di indubbiamente tedeschi, perché indubbiamente tedeschi, vero dire che a Lipsia, a Dresda e a Berlino non sono tedeschi, mi pare un po' grossolana, ecco, ma che avevano fatto allora dal 49 al 90 esattamente 41 anni di modello sovietico. Guardate che non è ancora tutto risolto, eh? Non è tutto risolto. Non è che l'economia e il modo di vita della Baviera sia esattamente quello della Prussia, perché ci vuole un tempo enorme e, ripeto, tempi più brevi sicuramente e poi non comunque una diversificazione così bestiale come è avvenuta in Corea. Certo, in Germania Est si viveva diversamente che non in Germania Ovest, ma comunque i contatti c'erano, un po' ufficiali, un po' clandestini, un po' com'era, ma i contatti c'erano, ecco. E in ogni caso, se mi permettete, questi sono giudizi di valore e ognuno li prenda come gli pare, io tutto sommato mi sarei tenuto il governo della DDR rispetto al governo di Pyongyang. Io lo penso, siamo in una democrazia e lo dico, non un modello, non un modello. Non è che la staatliche Sicherheit celeberrima, il terrore solo a nominarla, no? La Stasi di Marcus Wolf fosse un emblema di bel vivere, ma comunque io sarei stato in DDR tutto sommato, perché comunque più vicina ad alcuni nostri canoni, ad alcuni modelli, una buona parte dei dirigenti in fondo anche ci credeva. Erano tedeschi, prima di tutto, erano tedeschi, quindi molti ci credevano che l'idea
marxista-leninista potesse essere e non fosse solo un paravento per la corruzione, come ad esempio credo di poter dire è avvenuto in Romania, ok? Dove sì, paravento il comunismo, ma insomma francamente la famiglia Ceausescu mi pare che ci mettesse del suo su quel comunismo, e la chiudo qua. Bene, grazie, bellissimo, eh? Grazie anche per questo bellissimo dibattito e appuntamento alla prossima volta. Bene, arrivederci.